Ecco, e siamo ormai in tarda serata, qui è venuto buio all'idroscalo, dopo che abbiamo visto questo numero d'alta scuola abbiamo raggiunto Massimo Ruggero, detto anche Roger. Come ti conoscono tutti, un grande passato per quanto riguarda questo da pilota, ma oggi sei in competizione invece nel costruire imbarcazioni. Quella che abbiamo visto oggi è la barca col quale, diciamo, la vecchia tipologia di queste barche, perché quello che abbiamo alle spalle invece è la sua evoluzione. Hai, quindi, questo è Baba Racing, e Baba Racing costruisce barche e poi si confronta con quelli che sono altri costruttori, che perché la competizione non è solo tra piloti, ma è anche tra voi. Ma sicuramente, come hai detto te, alla fine la passione soprattutto diventa un lavoro, diventa lo scopo di vita, ecco. E da pilota, quando poi purtroppo, come tutti, si incomincia ad invecchiare, ci siamo inventati di costruire le barche, sembra che piacciono, sembra che vadano forte. Beh, penso che un'esperienza che viene da tanti anni di pilota, quindi vissuti da pilota, possono aiutare poi a trovare delle soluzioni che possono migliorare le prestazioni, che sono, ricordiamo, basate su centesimi, a volte su decimi di secondo, perché qua ho visto che, insomma, le barche sono molto vicine. Questa categoria di cui stiamo parlando oggi è praticamente la Formula 2, però queste barche alla fine hanno un'evoluzione, probabilmente non voglio dire all'altezza delle macchine, però sicuramente si avvicinano molto a livello di tecnologia. Molti ci dicono, appunto, che più che idrodinamica, qua stiamo parlando di aerodinamica, perché le barche sono sempre al limite del decollo. Bravo, non si sbaglia proprio. E oggi la 16 è decollata, però c'è da dire, l'impatto è stato anche un numero, insomma, spettacolare per il pubblico. Abbiamo visto questa barca fare un'evoluzione importante. La barca, diciamo, nella struttura non ha avuto danni, se non le cose classiche che si staccano, il motore è è logico, e il pilota è uscito sicuramente subito. Sicuramente, quello che voglio dire, sicuramente a livello di evoluzione, di sicurezza si è fatto molto. Oggi lo spettacolo del looping è molto più spettacolare, ma a livello proprio di sicurezza del pilota ormai abbiamo raggiunto un'efficienza. Questo grazie proprio al lavoro anche che svolgete voi nel costruire le imbarcazioni. Come tutte le cose, alla fine c'è sempre qualcuno, per la sicurezza qualcuno deve un po' pagare il conto. E ormai dopo anni ormai siamo arrivati veramente dove lo spettacolo del looping alla fine è proprio uno spettacolo fine al numero che piace al pubblico, anzi piace anche se tengono il fiato, perché un attimo in cui... Guarda, sembra proprio alla fine tutti, quando se ne parla così in generale, ti dicono mamma mia, ma che cosa succede, cosa è successo al pilota. Alla fine è veramente spettacolare, e oggi il vero problema potrebbe essere più l'impatto tra due imbarcazioni più che lo spettacolo del looping. Quindi se in boa arriviamo tutti assieme e ci si prende lì, può, anche se poi nella bagarre bravo. Si va a 200 km/h, ma si arriva un po' tutti in casinati nelle varie scie. Oggi la vera preoccupazione per quanto riguarda il costruttore è trovare il giusto compromesso nel momento in cui c'è un incidente tra imbarcazioni, perché il vero looping, come avete visto, oggi non fa più paura al pilota stesso. Ecco, ma quando c'è la gara, che ci sono 20 imbarcazioni, ovviamente lì conta anche poi l'abilità del pilota, perché ci si trova e ci si confronta anche con altre imbarcazioni che infastidiscono, abbiamo visto come basta poco a creare disturbo e quindi subentra. Ognuno vende il proprio sport come il migliore. Io vi dico che probabilmente nella motonautica oggi ancora il pilota fa tanta differenza. Ecco, ma invece quando abbiamo visto oggi la barca da sola che esce a fare il tempo, e quindi il match race quando ha fatto il giro lanciato, ecco, lì conta molto la barca, no? Perché lì esce proprio la prestazione pulita. Fondamentalmente è sempre il pilota, perché poi è la preparazione del mezzo dove riesce praticamente il pilota a portare la propria imbarcazione al limite, e oggi abbiamo visto che Thomas è andato oltre. È il pilota che deve adeguarsi al tipologia di imbarcazione, o è chi fa la barca che deve accontentare il pilota? I piloti chiedono sempre il massimo, quindi quando ti vengono a ordinare, a parlare praticamente delle misure, della tecnica delle barche, ti chiedono accelerazione al massimo, stabilità in rettilineo. Virata bella chiusa. Ecco, praticamente chiedono l'America o chiedono il miracolo, fondamentalmente bisogna trovare un compromesso in tutto. Si trova? Sì, poi chi vince vuol dire che l'ha trovato più facile e l'ha trovato meglio di altri. Ovviamente voi domani sarete in gara con la numero 31 e con la barca di un altro pilota italiano, che è praticamente il debutto in questa categoria.
sta facendo il suo meglio. Oggi è partito male perché ha avuto un problema di motore e ha spaccato una biella. Oggi abbiamo appena cambiato il motore, domani vediamo di... Ricordiamo, i motori sono prettamente di serie, non si possono toccare, sì, giusto? Questa categoria, che è il Formula 2, la federazione o comunque l'organo internazionale che è l'UIM, ha trovato un giusto compromesso praticamente di imbarcazioni veloci e di ridurre i costi. E per ridurre i costi è proprio, diciamo, ottimizzare al massimo soprattutto la parte motoristica. Quindi il motore è uguale per tutti, le eliche no, perché sappiamo si possono un pochettino lavorare, quindi lì si può fare la differenza. Bravo, le eliche sono praticamente è il nostro cambio, ecco. Quindi il gioco sta a trovare l'elica che ti permette di poter sempre la barca al limite. Anche perché questo vale, ricordiamo, anche nel diporto, cioè un'elica giusta fa navigare bene, ottimizzi i consumi, hai prestazioni migliori. Quindi è difficile trovarla l'elica giusta, bisogna prepararla. È il segreto del pilota. Oggi è vero, le barcazioni incominciano a essere anche tra i vari costruttori, incominciano a essere molto vicine. La differenza lo fa il pilota con la sensibilità del sedere, ed è proprio del trovare il giusto compromesso dell'elica, dove ti tiene praticamente la barca in assetto, una buona accelerazione e un'ottima velocità. E quindi domani ci sarà questa importante tappa del campionato mondiale qui in Italia, a Milano Idroscalo, di Formula 2, e per voi sarà un'occasione, uno, per i vostri piloti di casa, vederli vincere, andare sul podio, ma anche poi partecipate un po' a quello che può essere considerato in Formula 1 la classifica costruttori. Io quello che dico a tutti è che fondamentalmente questo sport per me è la mia vita, però è uno sport dove a chi piace il rumore venite a vedere una gara, perché fa veramente... Quanto raggiunge questa? Formula 2 raggiungiamo intorno ai 190 all'ora. Quindi domani barche che sfrecceranno vicine ai 200 km orari su uno specchio d'acqua qua, che abbiamo visto essere molto bello perché le tribune sono davvero a ridosso della gara. Bravissimo. Invitiamo tutti domani a essere qua all'Idroscalo di Milano e vedere queste 20 imbarcazioni. Assolutamente, a chi piace il rumore, a chi piace uno sport motoristico, io dico che oggi ancora, io ho iniziato ormai da 20 anni, ho fatto il pilota e adesso è 5 o 7 anni che sono un costruttore, però la partenza, io dico che non esiste uno sport al mondo che fa accapponare la pelle. E allora, con questo messaggio, noi speriamo che domani saranno in tanti a raggiungerci qua all'Idroscalo di Milano. L'orario domani, la gara ufficiale è? Parte alle 4 del pomeriggio. Quindi per le 16, ma venite prima perché non trovate posto sulle tribune, e poi perché comunque c'è tutta una serie di, ovviamente, prove e qualifiche precedenti alla gara con altre categorie di contorno. Quindi venite tutti all'Idroscalo in un orario, non alzatevi alle 7, però insomma 10:30, 11 no, vi aspettiamo. Alzarsi alle 7 tocca a noi, bisogna preparare tutto. A loro bastano. Bravo, qua viene la giornata, spero che sia una bella giornata, ci sono i ristoranti, c'è un bellissimo spettacolo all'Idroscalo, signori, venite. Bene, grazie Roger. Grazie a voi, ciao a tutti. Il mondo, secondo me, è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque... Barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il mondiale del 2004. A Napoli non esiste ancora un marina, si continua. Prima Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico.